Dopo le minacce di Putin cresce la tensione, caccia italiani decollati dalla Polonia intercettano aerei russi sul Mar Baltico. Venerdì Santo di passione e di guerra, tra poco a Roma la Via Crucis con Papa Francesco, in Ucraina e a Gaza non si fermano le armi. Segreti di Sandokan, dopo anni di carcere duro si pente Francesco Schiavone, boss dei Casalesi, i parenti rinunciano alla protezione. Scontro su proposta Val di Tara per tetto ad alunni stranieri, in aula il ministro al TG1, classi ghetto, quelle con maggioranza di immigrati ora integrare. Edoardo Galli ritrovato a Milano e raggiunto fino in Croazia, portano a Napoli le tracce di due amichette scomparse da Ravenna. Vola il turismo tra Pasqua e Ponti di primavera, 20 milioni di italiani in viaggio, i consigli della polizia per evitare le truffe online. Federica Pellegrini racconta al TG1 la sua vita da mamma, vorrei che Matilde avesse la mia determinazione, l'adrenalina mi manca. Cuore country di Beyoncé, 27 canzoni per il nuovo attesissimo disco di Queen Bey, si intitola Cowboy Carter, esplora l'America profonda, ma tra le tracce ce n'è una in cui canta in italiano. Francesco Schiavone, detto Sandokan, già capo dei Casalesi, si pente, collaborerà con la giustizia, molti segreti che custodisce, al TG2 i protagonisti del suo arresto. Pioggia di bombe russe sull'Ucraina, tensioni nei cieli, caccia italiani decollati da una base NATO intercettano aerei russi. Il premier polacco Tusk avverte, la guerra è davanti a noi. Raid di Israele in Siria, oltre 40 morti. Il ministro Gallant, estenderemo le operazioni contro Hezbollah a Gerusalemme, contemporaneamente le celebrazioni di Pasqua e Ramadan. Tra poco al Colosseo la Via Crucis, il Papa ha scritto personalmente le meditazioni. Francesco ricorderà anche il dramma delle donne che subiscono oltraggi e violenze. Due adolescenti scomparse nel Ravennate, non sono andate a scuola, i cellulari mostrano che sarebbero arrivate a Napoli, ricerche in tutta Italia, ritrovato il 16enne fuggito da Colico. A Pasqua voglia di partire e di spendere, 3 miliardi e mezzo il giro d'affari, i turisti italiani resteranno quasi tutti nella penisola, meteo a macchia di leopardo, meglio al sud. Esce oggi Cowboy Carter, il nuovo album della pop star Beyoncé. Dopo il singolo che ha anticipato l'uscita, con 270 milioni di streaming, l'artista rilancia il genere country. Caccia italiani intercettano aerei russi nel Mar Baltico, in Ucraina missili sulle centrali energetiche. L'accusa del premier belga, Mosca ha pagato eurodeputati per la sua propaganda. Medio Oriente, attacchi aerei israeliani nel nord della Siria, decine di vittime. Il ministro della difesa Gallant, estenderemo l'offensiva contro Hezbollah. In Vaticano la celebrazione della Passione, stasera la Via Crucis al Colosseo, meditazioni scritte da Francesco, la follia della guerra, la violenza alle donne e il male anche in rete. Tetto agli studenti stranieri a scuola, Val di Tara dopo le critiche sul post sgrammaticato, l'ho dettato al telefono, le opposizioni no alle classi ghetto, più risorse all'istruzione. Si è pentito Francesco Schiavone, noto come Sandokan, era uno degli ultimi irriducibili della camorra casalese. Cafiero de Raua al TG3 ci dica dov'è la cassaforte del clan. Rettrice, decana, segretaria, l'Università di Trento approva un regolamento in cui le cariche sono tutte al femminile anche quando si parla di uomini. Il rettore, atto simbolico per la parità a partire dal linguaggio. Rischi concreti di escalation sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina. Dalla base polacca di Malbok si sono alzati in volo gli Eurofighters italiani. Per due volte nelle ultime 24 ore hanno intercettato caccia russi sulle acque internazionali del Mar Baltico. Mentre il premier polacco Tusk avverte che l'Unione Europea deve rafforzare la propria difesa perché la guerra è alle porte. Poco fa, da parte russa si annuncia che è stato sventato un nuovo attacco terroristico come quello di Mosca, a Stavropol questa volta. Tre arresti volevano farsi saltare in aria durante un raduno di massa. La vicenda di Ilaria Salis scuote il mondo politico. Roberto, il padre della connazionale detenuta in Ungheria, ha scritto direttamente al Presidente della Repubblica. Mattarella, in qualità di garante della Costituzione, deve smuovere il governo per fare qualcosa di più.
Intanto nel centro-sinistra circola l'idea di una candidatura della Salis alle europee per farle ottenere l'immunità parlamentare. Diversi precedenti di altri casi giudiziari, da Pietro Valpreda a Enzo Tortora. Israele allarga il fronte di guerra, bombarda Aleppo, Siria, 42 le vittime dei raid, solo 6 sarebbero guerriglieri Hezbollah. Colpiremo Hezbollah ovunque, aveva annunciato il ministro della difesa israeliano Gallant. E in Italia, dopo l'Università di Torino, anche la Normale di Pisa, uno dei nostri più prestigiosi atenei, ha chiesto al Ministero degli Esteri di riconsiderare l'accordo di cooperazione accademica e scientifica con Israele. Subito ne sono seguite polemiche. Dopo 26 anni di carcere duro al 41 bis, il boss del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, che deve scontare più condanne all'ergastolo, ha deciso di collaborare, pentendosi, collaborare con i magistrati. Schiavone, 70 anni, noto col nome di Sandokan, sarebbe malato e per essere curato è stato trasferito nel penitenziario dell'Aquila, quello in cui andò anche Messina Denaro. Fu arrestato nel 1998. La sua collaborazione con la giustizia potrebbe svelare molti lati ancora oscuri sugli intrecci tra politica e criminalità, oltre al resto. L'anno scorso, nuovo preoccupante calo delle nascite in Italia. Lo scorso anno sono stati infatti 379.000, 14.000 in meno rispetto al 2022 i nuovi nati. Sono i dati diffusi dall'Istat che certificano una crisi demografica ormai cronica, iniziata dopo il 2008, una riduzione che riguarda indistintamente i nati di cittadinanza italiana e straniera. Scende così anche il totale della popolazione residente in Italia. Nel 2023 siamo 58.990.000, 7.000 in meno rispetto all'anno prima.